Il Consiglio regionale ha prorogato al 30 aprile l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e al 31 maggio il termine per l'istruttoria sugli assegni di studio per il periodo 2013-14. L'Assemblea ha adottato il piano di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori. Si prevede una distanza minima da una struttura all'altra di 50 km, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni provincia. Cordoglio e solidarietà per le vittime dell'attacco terroristico del 18 marzo in Tunisia. Lo ha espresso il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, a Torino per il seminario riservato agli alti dirigenti delle Nazioni Unite, incontrando i rappresentanti delle istituzioni piemontesi. Fino al 24 aprile nella biblioteca della Regione è visibile la mostra Italia 61, esposizione internazionale per il primo centenario dell'Unità d'Italia, con manifesti, immagini e oggetti dalla collezione di Mario Abrate e Piero D'Alessandro. Una marcia silenziosa per le vie di Torino per ricordare le vittime della mafia è l'obiettivo della Giornata della Memoria e dell'Impegno, istituita con legge regionale nel 2007, presentata a Palazzo Lascaris dall'Associazione Libera e dal Consiglio regionale. In occasione della festa del papà, il Consiglio regionale ha ospitato il convegno Paternità, piacere da scoprire, organizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione. È stato affrontato il tema della condivisione dei compiti familiari e della conciliazione fra vita e lavoro. Si è tenuto al Circolo dei Lettori il secondo dei quattro incontri spettacolo del ciclo Europuzzle, organizzato dalla Consulta Europea con l'Accademia dei Folli. Tema della serata, la cucina nella letteratura e nella cultura dei paesi europei.